Circa 5.000 persone si sono radunate in Bielorussia per sostenere la sfidante nel voto presidenziale in programma il mese prossimo. Il presidente uscente, Lukashenko, cercherà il sesto mandato dopo 26 anni al potere. Tuttavia, il malcontento per i problemi economici del paese, l'esclusione delle candidature degli oppositori, continuano a far proliferare proteste nella capitale Minsk. Anche se la regolarità delle elezioni è compromessa, dice la candidata Svetlana Tikhanovskaya, sappiamo che le persone lasceranno il divano per far valere i propri voti. Le autorità locali hanno impedito ai due principali rivali di Lukashenko di partecipare alla competizione elettorale, lasciando la 37enne come sfidante principale. Quest'ultima ha così unito le forze coi candidati dell'opposizione. Suo marito, il popolare blogger Sergei Tikhanovsky, è in carcere dallo scorso maggio con l'accusa di aver aggredito un agente di polizia. In 2 mesi, oltre 1.000 persone sono state arrestate in Bielorussia per aver preso parte alle proteste.